Nella prossima puntata della nostra rubrica La sanità che ti meriti, qui al DM Lab Infernetto, parliamo di artrosi. Qui abbiamo ovviamente un'attenzione particolare per la parte traumatologica e ortopedica, sia appunto per tutte quelle patologie traumatiche, sia per tutta la parte degenerativa. In particolar modo sulla parte degenerativa, l'artrosi è una delle patologie più importanti che colpisce un po' tutta la popolazione, soprattutto la fascia di popolazione con più di 50 anni di età, e soprattutto grandi articolazioni sottoposte al carico, pensiamo per esempio al ginocchio, all'anca. Lo spettro di sintomi si presenta inizialmente come un dolore, che può essere anche un dolore vago, fino ad arrivare alle fasi più avanzate della malattia a una vera e propria limitazione dell'articolarità, una limitazione funzionale che va a inficiare in maniera importante la qualità di vita dei pazienti. Proprio per questo che dobbiamo intervenire precocemente cercando di salvare l'articolazione senza arrivare alla sostituzione protesica. È proprio per questo che qui ci siamo focalizzati su tutta quella che è la terapia conservativa, la terapia che si basa sulle cellule staminali, la terapia che si basa sui fattori di crescita. Pensiamo per esempio al PRP, una tecnica molto studiata e che qui viene utilizzata in maniera specifica per la patologia artrosica con ottimi risultati, ma anche tutte quelle sono le cellule staminali, come per esempio quelle prese dal grasso, dal midollo osseo, che hanno in letteratura un sacco di risultati positivi sulla parte ovviamente del dolore e delle caratteristiche articolari.